Per le aziende sarà come dire, uno snellimento definitivo. Io stesso come impresa abbiamo un'azienda a Catania, una a Verona, e con grandi difficoltà raggiungiamo le varie localizzazioni delle nostre aziende. Sarà un movimento spasmodico di tutte le aziende che possono finalmente raggiungere l'Europa e il mondo. Abbiamo dei mesi per capire, per organizzare i nostri territori. Mentre noi parliamo e discutiamo, crescono altre mete di destinazione nel bacino del Mediterraneo, e questo insomma deve essere un piccolo campanello d'allarme per la nostra meravigliosa provincia salernitana. Adesso è arrivato il momento di capire quanto tempo abbiamo per dire ai nostri imprenditori quali servizi potranno offrire per far venire ancora più turisti, specialmente l'utenza estera. Tutto è un meccanismo sincronizzato che sta portando, come vedete girando tra gli aeroporti, alla realizzazione di strade, la realizzazione ovviamente di infrastrutture che sono quelle di supporto non solo all'aeroporto ma all'intero territorio. Questo è un altro elemento importante. Lo sviluppo di un aeroporto significa lo sviluppo del territorio, quindi il progetto industriale è un progetto ovviamente teso a portare passeggeri sull'aeroporto, e quindi l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano è un secondo aeroporto della regione, ma va visto più come una doppia pista di quello di Napoli. Quindi lo sviluppo del traffico è uno sviluppo che fortunatamente si è ripreso in maniera importante sullo scalo napoletano, quindi stiamo registrando dei valori importanti di crescita anche superiori rispetto al passato negli ultimi mesi, e soprattutto le destinazioni. Oggi l'aeroporto di Napoli conta 108 destinazioni, è collegato praticamente con tutta Europa, con New York, con l'est, quindi ci sono tutta una serie di destinazioni che saranno ovviamente sviluppate gradualmente anche sull'aeroporto di Salerno, che sarà, come dicevo, una doppia pista rispetto a quello di Napoli, quindi la crescita sarà una crescita naturale e graduale del traffico oggi presente su Napoli e domani sviluppato anche con Salerno.